Ciao, come molti di voi avranno già capito, questo è il mio ultimo video per Evolution, perché da domani, anzi dal 1 settembre proprio a tempo pieno, inizierò a lavorare ufficialmente per HDBlog. Ho scelto un network di HDBlog perché con Giuseppe e con gli altri ragazzi ci sentiamo da diversi anni. La prima email risale al 2009, poi al 2011 recentemente, poi quest'estate ci siamo incontrati, ho visto Niccolò e Andrea, abbiamo passato un'ottima giornata, una fantastica giornata insieme, e da lì proprio abbiamo deciso quelle che erano le strategie per il futuro. Io ho scelto HDBlog perché credo che sia il network con la migliore prospettiva di crescita. Fanno davvero un sacco di cose, lavorano tantissimo. Sono il tipo di persona che più si avvicinano al mio modo di fare anche da questo punto di vista, ed è una cosa davvero difficile, vi assicuro, da trovare in questo settore. E poi soprattutto perché non parlano mai dei prodotti che secondo me sono i più interessanti, invece come gli ebook reader, i mini PC Android, i tablet Windows, gli ibridi 2 in 1, no, tutte le cose che ho recensito in questo periodo, in questi anni, su Evolution, sui PC, su Netbooking News. Quindi dal punto di vista mio cambierà poco, perché mi occuperò sempre di quei prodotti e magari di qualcosa in più, poi vedremo. Però su un network più grande, quindi avrò la possibilità di farmi vedere a un maggior numero di persone e avere soprattutto più tempo per fare delle recensioni, perché ok, su Evolution ho dovuto sempre fare tutto da solo, testi, video, foto, poi gestire tutto il resto, gestire il server, il tema, i commenti, insomma adesso farò soprattutto recensioni, quindi non vedo proprio l'ora di iniziare a lavorare con una strumentazione migliore e con un sacco più di tempo per fare video, per approfondire quello che secondo me è la parte più importante, che poi è quella tecnica, no? Dei prodotti che andiamo a recensire. Sul futuro di Evolution non ho ancora preso una decisione, perché in questi giorni davvero sto facendo un sacco di cose, e poi tra una settimana c'è IFA, quindi sarò là a Berlino e avrò ancora meno tempo per pensare a queste cose. Poi a metà settembre giuro di dirvi tutto su quello che sarà poi il futuro del sito. Ad ogni modo, io da questo momento in poi troverete le mie recensioni, i miei articoli e tutto il resto. Anche il canale Twitter verrà convertito, diventerà il mio canale personale, quindi continuate a seguirmi, per voi in pratica non cambia nulla, su hdblog.it.